Bentornati nuovamente sul nostro canale YouTube Malati di Pesca. Io sono Andrea Elmer, molti di voi già mi conoscono, pratico shore spinning, light shore. Oggi parleremo proprio di questo. Per chi non mi conoscesse, io faccio parte di un team che si chiama Malati di Pesca, come il nome del canale YouTube. Molti di voi mi hanno nel tempo contattato. Volevo fare questo video per aiutare chi si trova proprio alle prime armi. A vedere cosa significa spinning, shore jigging, light shore, edging, sono tutte delle diciture che provengono dallo spinning. E ad ogni tecnica, perché sono delle tecniche derivanti dallo spinning, che comprendono una determinata tecnica di ritiro, di lancio, di gestione di un artificiale. Quindi andiamo un po' a vedere tutta questa bella storia. Allora, principalmente si parlava di artificiale, quindi si collocava la parola artificiale alla parola spinning. Quindi chi va a mare a pescare con un artificiale fa spinning. Sì, è vero, non è una dicitura sbagliata. Poi nel corso del tempo, diciamo che sono uscite. Attraverso, come vi dicevo prima, ci sono determinate tecniche. Ad ogni tecnica, diciamo, si è associata una parola. Quindi, quando parliamo adesso di spinning, intendiamo una cosa, quando parliamo di shore jigging, intendiamo un'altra cosa, light shore, un'altra cosa ancora, e quando parliamo di edging, parliamo di un'altra cosa ancora. Ma sempre di artificiale parliamo. Quindi, andiamo a vedere un pochettino quali sono le differenze. Le differenze sono queste. Allora, principalmente partiamo dallo shore jigging. Shore jigging non è nient'altro che, in maniera breve, una tecnica di pesca che prevede appunto delle attrezzature di un certo livello. Perché si andranno ad insidiare prede di un certo peso, o perlomeno ci si prova. La tecnica principale dello shore jigging è nient'altro che, diciamo in maniera blanda, poi nel dettaglio non è proprio così semplice, però per farla breve, lanciamo il nostro artificiale più lontano possibile perché abbiamo bisogno di prendere più profondità possibile e facciamo scendere il nostro jig fino a sotto, fino al fondo. Quando tocca il fondo, chiudiamo l'archetto, diamo una botta e si ritira velocemente verso di noi. È un'emoluzione. E emuliamo nient'altro che una traina fatta dalla barca, la vecchia traina. Quindi, questo a ripetizione durante tutta la sessione di pesca. I jig che si andranno ad utilizzare sono dei semplici jig, chiamati anche metal jig, niente, è un pezzo di ferro con una livrea, un occhio e poi diverse scanalature che poi andranno a vedere le vibrazioni, perché poi il pesce sente le vibrazioni, il colore, bla bla bla, un'altra storia. Quindi, di solitamente a questi artificiali andiamo a montare solitamente o un ancorotto o io sono amante degli ami e utilizziamo gli assist. Questi sono gli assist. Assist è semplicemente quell'amo di supporto che si trova nella testa del pesce. Ok? Alcune prede prediligono attaccare in testa, quindi l'assist è essenziale, altre in coda. Ma questo è un altro fattore. Io ce li ho tutti armati così. E vado tranquillo. Andiamo avanti. Quindi lo shore jigging non è nient'altro che questo, e prevede attrezzature, come dicevo, pesanti di un certo livello e prevede anche dei pesi notevoli per quanto riguarda i jig. Abbiamo i jig, come vedete, un po' più lunghi, sfilati. Ogni jig ha una sua caratteristica, come dicevo prima, una vibrazione o un modo di nuotare, a questo possiamo associare anche delle gercate. Vi lascio il video in descrizione per quanto riguarda le varie gercate e così via, perché farle, dove ho cercato di spiegare appunto per me la loro importanza. Comunque, quindi poi ci sono anche quelli che si retroilluminano, come questo qui che vi ho fatto vedere prima. Sì, questo qui è un tipo che si retroillumina. Questo è un tipo che invece ha una sua livrea. Stesso pesce, però
come vedete, hanno caratteristiche diverse e vengono utilizzati, diciamo, in orari differenti. Però la tecnica di pesca è proprio. Quindi quando parliamo di short jigging, parliamo di questo e parliamo di grammature per quanto riguarda il nostro artificiale, che vanno da un 60 grammi, diciamo, fino ad arrivare anche a 150, perché no, anche di più. Tutto dipende da dove si pesca, il litorale, la profondità, cosa si vuole insediare, ci sono correnti, ci sono correnti, tutta un'altra bella storia. Associato allo short jigging c'è anche, ultimamente si è utilizzato dire, non so se è una cosa ufficiale, però sicuramente l'abbiamo sentita, il light shore. Non è nient'altro che la stessa tecnica, quindi lancia, aspetta che scende, ritiri, chiudi, ritiri, e cercando o non cercando, utilizzando sempre le stesse tipologie artificiali, più lungo, più corto, più illuminato, più stretto, più piccolino, tutto quello che volete, ma l'unica differenza di queste due diciture di tecnica sono appunto le grammature. Per esempio, io pesco principalmente con artificiali di 40 grammi e diciamo che il mio è un approccio al light shore. Quindi, secondo me, per quanto riguarda il litorale di Messina, perché noi peschiamo, per chi non lo sapesse, principalmente nel litorale del Messinese, per le profondità che ci sono, per le prede che ci sono, secondo me, appesantirsi, perché un discorso è gestire 40 grammi, quindi avere un'attrezzatura che gestisce 40 grammi, quindi avere, non lo so, 600 grammi in mano, 500 grammi in mano, che è una cosa, invece che gestire artificiali di 80 grammi, 60 grammi, 100 grammi, 150 grammi, quindi avrai un'attrezzatura di un certo livello, di un certo peso, e quindi in mano troverai anche, si arriva anche ad avere 1,5 kg, 1,4 kg, che poi ben bilanciate aiuta, sì, ma sempre 1,4 kg nelle manie. Quindi chiusa parentesi, io preferisco appunto per questo litorale restare leggero ma potente, l'ho spiegato 1.000 volte, è una mia tipologia di pesca, molti non l'abbracciano, però io mi sono sempre trovato bene, quindi squadra che vince non si cambia. Andiamo avanti, quindi diciamo che lo short jigging è quello che, come abbiamo detto prima, il light shore è quest'altra tecnica gemella praticamente, si arriva anche a farla con 30 grammi, perché no? Diciamo che con queste grammature si va poi a parlare di spinning. Diciamo che quando si parla di spinning si parla di artificiali principalmente palettati, quale piccoli Minnow, come questo, o principalmente dei Long Jerk, sempre palettati, però 180-175, che non sono nient'altro che i centimetri, ragazzi. 180 sono 18 centimetri, 175, 17 centimetri e mezzo, è la lunghezza dell'artificiale. Quindi diciamo che questi sono dei, poi questi artificiali possono essere floating, quindi stanno principalmente a 50 centimetri dal pelo dell'acqua, o sinking, che quindi che vanno a, durante il ritiro la paletta tende a farla abbassare, quindi scende fino a 1,5 m, 2 m, poi dipende da quanto lo tiriamo, come lo gerchiamo, tanta storia, le correnti e così via. Però principalmente diciamo che sono questi, sono principalmente caratterizzati da un sound, che non è nient'altro che delle palline all'interno che appunto gerchiando creano questo rumore, quindi ritorniamo al discorso della preda. La preda, oltre a vedere il pesce, prima di vedere l'artificiale, vede una sorta di colore, vede un'ombreggiatura, le vibrazioni e il rumore, diciamo che sono la cosa principale e molto importante. Infatti, nello spinning si gioca principalmente con quello, perché nello spinning, secondo me, lì proprio è d'obbligo le gercate, gestire l'artificiale, cercarlo di farlo muovere più, quanto più possibile. A seconda delle gercate che andremo a fare, non sia artificiale, dal tipo artificiale, lui si comporterà in maniera diversa. Quando parliamo di spinning si intende anche le gombe, principalmente le gombe sono molto importanti nello spinning. Black Minnow di diverso colore, di diversa forma, 10 centimetri, 6 centimetri, questi sono tutti gli snodati, eventuali snodati, anche questi fanno parte dello spinning. Quanto riguarda lo spinning, per esempio, che noi facciamo sullo stretto di Messina, lo spinning al barracuda lo andiamo a insediare appunto con dei long jack o addirittura con i vibbers. I vibber, che ce n'è di diversi tipi, sono vedete qui,
sono degli artificiali di diversa grandezza di diversa grandezza, ma che principalmente hanno la caratteristica, diciamo che sono come un jig, ma in verità non è proprio così, però a posto di avere l'attacco come un jig nella testa, ce l'hanno sulla schiena. Questo che significa? Che questa tipologia di attacco permette all'artificiale di camminare verso la riva sul nostro ritiro in questa maniera, creando degli scodinzolamenti e delle vibrazioni molto 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 accattivanti. Questo è un bellissimo artificiale, ce ne sono, ripeto, di diverso tipo, ce n'è di diversa grandezza. Ma vedete, questi artificiali sono più piccolini, sono massacrati perché sono tutti morsi di barracuda e vengono utilizzati appunto nello spinning. Esistono anche nello spinning le gomme più piccoline, come vedete ce n'è di diverso tipo, sempre con la testa piombata. Vedete, questo diciamo che una serie di gomme da light game. Esistono anche i beaver, che noi denominiamo anche chiodini, ed sono piccolissimi, ragazzi. Sono davvero piccoli. Hanno sempre la caratteristica di avere questa sono proprio piccoli. Sono piccole chicche. Belli, questi sono molto molto belli. Giustamente parliamo di 20 grammi, sono cose leggerissime, light game, io lo chiamo per questo light game, però è troppo 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 Sono divertente. semplicemente più piccoli, ma vengono montati alla stessa maniera, sempre con degli assist o delle armi in codo, ancoretto, quello che sia. Sono comunque jig da 30-20 grammi, sono piccoli. Sono molto molto divertenti, questi si cercano in continuazione, si muovono come pazzi. E appunto il light game è molto divertente sotto costa. La canna è più leggera, però diciamo che la gestione è lì, lo lanci, lo fai scendere giù e lo ritiri in continuazione. Quindi ragazzi, niente, andiamo poi a vedere l'ultima tecnica, che è un po' quella dove io ci sperimento un po' di meno, ma ci sperimento anche lì. Parliamo dell'edging. Cosa si intende per edging? L'edging è nient'altro che quella tecnica che prevede la caccia, la pesca ai cefalopodi. Cefalopodi che sono polipi, seppie, calamari e così via. Quindi, quelli che andiamo a vedere, la caratteristica di questi artificiali sono proprio le totanare, gli eggi, che sono di diversa grammatura, a differenza di un jig, dove noi quando andiamo a comprare un jig da 20 grammi, qui troveremo una dicitura che è 2.5, 3.5, 3.0, 4.0. Ogni dicitura prevede appunto una sua grammatura nel dettaglio, 21 grammi, 30 grammi. Comunque anche qui si utilizzano delle canne 7-21 grammi con del casting molto molto leggero, perché la caratteristica invece di questa tecnica è sì il lancio come nello shore, la caduta dell'artificiale in se stesso, che è con questa forma, e poi si entra nel dettaglio, ma io non ci entro, neanche ci provo. Comunque scende a fondo, dopodiché ha un ritiro lineare e lento. Ci sono milioni di video che fanno vedere recensioni e quant'altro. Ecco, io spiego semplicemente la differenza della dicitura. Poi nella tecnica, qui non entro nel merito proprio perché non è, lo faccio, ma non mi entusiasma, non mi appartiene. Ecco, almeno quando vi parlano di edging sapete di cosa stiamo parlando. Quindi ragazzi, niente, questo era un video appunto breve, piccolo, restrittivo, per mettere semplicemente dare una spiegazione, perché mi arrivano molti messaggi di ragazzi che vogliono approcciare a questa tecnica. Quindi è bene capire di cosa stiamo parlando. Giustamente ogni artificiale, lo shore jigging, dal tipo di tecnica che si vuole utilizzare nel proprio litorale, andrà associato giustamente un peso dell'artificiale. Dal peso dell'artificiale e della gestione di quell'artificiale andremo poi a vedere canne, mulinelli e filamenti vari. Perché tutto deve essere proporzionale, non si va a prendere una lenza, vabbè, ci attacchiamo il pesce, lanciamo e andiamo a pescare. Nì, si potrebbe anche fare, però diciamo che non, la tecnica non prevedono questo, prevedono una preparazione a casa di un
niente di complicatissimo. Cioè, se per esempio, vi faccio un esempio stupido, se per esempio io devo gestire un artificiale di 40 grammi, com'è che faccio nel mio solito? Io per esempio utilizzo una lenza, un trecciato 8 capi, che è classico del spinning, sia dello shore che di tutte le tecniche con l'artificiale, dello 016, che ha un carico di rottura intorno ai 14-15 kg. Da lì poi vado ad associare l'ultimo tratto, shot leader chiamato anche, che non è nient'altro che un finalino di 60, 90, 80, quanto lo vuoi fare lo fai, di fluorocarbon o di addirittura semplice nylon, perché quello serve semplicemente che nel momento in cui noi stiamo gercando, appunto, o ritirando il nostro artificiale, diciamo che il pesce non vede il trecciato, che è molto a vista, ma vedrà un nylon che comunque si comporta in maniera trasparente, quindi rende attorno all'artificiale la sua velocità, perché comunque schizza come un pazzo, non vedrà nulla che lo potrà insospettire, e quindi sarà più predisposto all'attacco. Prima cosa. Seconda cosa, il nylon, eventuale fluorocarbono, serve anche che, purtroppo queste qua sono tecniche dove gli si incaglia facilmente, quindi incaglia, io lancio, prendo il jig, lo blocco, quando ritiro meglio perdere il jig, quindi la rottura, il carico di rottura del fluorocarbono line deve essere minore della treccia, non troppo minore, perché se noi lanciamo rompiamo, perché la forza del lancio ci deve essere, perché come dicevo all'inizio, il lancio deve arrivare molto lontano, quindi questo è quanto. Quindi diciamo che tutto va programmato in una determinata maniera. Diciamo che abbiamo racchiuso velocemente, in qualche maniera, forse mi sono un po' dilagato un pochettino, andando a specificare quali sono le diciture di tecnica, e vi lascio sempre il link in descrizione per quanto riguarda invece le gercate o le varie gercate che possiamo fare ai nostri artificiali. Ragazzi, come sempre, iscrivetevi al nostro canale, spero che il video vi sia piaciuto, che sia d'aiuto specialmente a qualcuno. Vi lascio, seguiteci anche su Instagram, su Facebook, su TikTok. E niente, ragazzi, come sempre, ci si becca sullo scoglio in pesca.